Come vi ho promesso, oggi vi porto una nuova top 5. Ve l'avevo detto, no? Io sono bravo. Voi non mi credete, ma io sono bravo. Questa è la top 5 dei 5 migliori allenatori nei giochi Pokémon. E vai così. Cominciamo con la posizione numero 5 con Palmer di Pokémon Diamante e Perla. Non lo so perché, ma Palmer secondo me è uno degli allenatori più forti del gioco, che ha anche causato molti problemi, soprattutto nelle prime sfide con il suo fottuto Milotic con Ipnosi. Non so se a voi è successo di sfidarlo, ma a me sì. E quel cavolo di Milotic causava fin troppi problemi. Porca Eva, me lo ricordo ancora. Un incubo. Alla posizione numero 4, un allenatore che forse non vi ricorderete, ma io sì. Enea. Vi dice qualcosa questo nome? In oro, argento e crystal? Quando andate nella casa allenatori, si chiamava così perché non me lo ricordo, che trovate quell'allenatore con tutti i 3 starter a livello 50? Io sì. Non è che è proprio difficile da sconfiggere. Ma boh, mi è sempre dispiaciuto che nessuno gli desse così tanto credito, perché comunque è un allenatore del gioco. E boh, e io lo voglio considerare uno dei più forti che è possibile trovare nei giochi. Posizione numero 3 troviamo Gary o Blue, dipende come lo volete chiamare, di Rosso Fuoco, Verde Foglia e tutti gli altri titoli precedenti. Ovviamente è sempre stato considerato uno dei più forti con la sua squadra mista, campione della Lega e nostro acerrimo rivale. Si merita il terzo posto, ma ovviamente ce ne sono altri due con una forza maggiore. E se io alla posizione numero 2 vi dicessi che troviamo Rosso? Voi, cosa potreste mai pensare di una posizione numero 1, un allenatore più forte di Rosso? Ma ora torniamo a lui, ovviamente con la sua squadra, il noi del passato, l'io del passato, che riusciamo a sconfiggere di nuovo. Andiamo fino al Monte Argento per preservare la nostra forza e distruggere la sua tirannia. No, non è vero, però lo andiamo solamente a sfidare. E lui è considerato uno dei più forti del gioco. Alla posizione numero 1. Rullo di tamburo. Siete pronti? Siete pronti? Eccolo. È lui, Gennaro Bullo, con il suo Rattata, uno degli allenatori più forti di tutta la storia dei giochi, il primo tra tutti, il più forte, il più cattivo, il più determinato a vincere e a rompere i coglioni chiamandoti ogni volta che il suo Rattata fa qualcosa o addirittura che è andato a cagare. Ragazzi, state attenti perché la sua potenza potrebbe crescere a dismisura. Quindi questa era la mia top 5 dei 5 migliori allenatori, lo so, ho dimenticato qualcuno che ci ho pensato dopo. Ad esempio Rocco potevo considerarlo uno dei più forti, Lance, N. Ma boh, non mi sono sentito di metterli, perché quindi voglio che siate voi a dirmi quali sono i vostri 5 migliori allenatori dei giochi e in più di consigliarmi la prossima top 5. Sempre qui sotto nei commenti, quindi ragazzi mi raccomando mettete un bel mi piace se la top 5 vi è piaciuta, un bel commentino, un'iscrizione, non mi dispiace per niente. Andate ovviamente a iscrivervi alla pagina Facebook e noi ci rivediamo con la prossima Top 5 la settimana prossima. Quindi ragazzi, un saluto da Teo. Ciao ciao, buon divertimento, buon weekend. Anzi, buon inizio di settimana, se è domenica.